quando riusciamo a far vedere che una saracinesca anziché chiudere si riapre, è un bel messaggio che diamo a chi vive, agli altri commercianti, a chi vive quel quartiere. Saione con Wake Up riparte dai suoi negozi. Ha infatti preso avvio il progetto di riqualificazione del quartiere aretino promosso dalla Regione Toscana e da Confcommercio. Si riparte da Saione perché c'è un problema oggettivo, si sta verificando un problema oggettivo e la base ci richiede fortemente un'azione di riqualificazione. Noi partiamo dai negozi, quello che è la nostra rappresentanza, cercando di portare il bello nelle attività chiuse, nelle saracinesche che si sono abbassate, con una serie di start-up, di progetti innovativi che comunque possano riaprire le serrande e fare da centro di aggregazione. Due sono le linee di intervento previste: da un lato la cosiddetta rigenerazione urbana e una serie di strumenti per facilitare la riapertura dei fondi commerciali sfitti, e dall'altro il rafforzamento della percezione di sicurezza attraverso la costruzione di una rete solidale fra commercianti e cittadini. Sono due filoni che vanno a braccetto, perché tutte le iniziative finalizzate a migliorare l'offerta commerciale, a migliorare la vivibilità, a migliorare l'illuminazione delle strade, sono le stesse che servono per vendere meglio e per stare più sicuri. Le iniziative più direttamente finalizzate alla sicurezza prevedono, attraverso una serie di azioni che passano per la nuova tecnologia, per i social network, il mettere in rete le risorse di tutta la comunità, in modo che si crei una sorta di cordone sanitario intorno al quartiere che torni ad essere quello che è sempre stato, una delle eccellenze di questa città. L'obiettivo comune è dunque quello di restituire a Saione l'immagine di un quartiere vitale e vivibile, per far così rifiorire le sue attività economiche. Per raggiungerlo, la Regione Toscana ha stanziato 90.000 euro da utilizzare entro la fine del 2018. Qui so che c'è intanto un'associazione dei cittadini, c'è un'associazione dei commercianti. Se riescano a mettersi insieme per aprire un percorso in cui vengano indicate anche iniziative da fare nella strada, iniziative di animazione, questo diciamo porta sempre di più da una situazione in cui si aveva un po' timore quasi a uscire di casa, a uscire dal negozio, a una situazione in cui invece tutti volentieri si mettono insieme per fare delle attività positive dentro il quartiere, che riescono così anche a tenere lontane quelle un po' negative che si possono presentare.